Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera. Buonasera. Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Sera. Buonasera Massimo Cacciari, filosofo. Alessandro Sallusti, direttore di Libero. E buonasera Lucio Caracciolo, il direttore di Limes. Allora, buonasera. I nostri servizi segreti stanno o no controllando pericolose spie russe o c'è una caccia alle streghe? Chi sono i presunti putiniani e che ruolo sta giocando la stampa? Allora, Fiorenza Sarzanini, da 5 giorni c'è una forte polemica sull'articolo tuo e di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Avete riportato un report dell'intelligence sulla propaganda russa in Italia. Si è parlato di lista dei putiniani d'Italia. Il COPASIR ha detto noi non l'avevamo neanche ricevuto. Il capo dei servizi, Gabrielli, ha detto che non stanno facendo né liste né dossier su politici, giornalisti o commentatori. Da chi viene quel report? Non l'abbiamo mai detto. Ecco, da chi viene quel report e ti fidi della tua fonte? Allora, innanzitutto io non svelo la mia fonte e se ho fatto un articolo comunque diciamo che certamente mi fido della mia fonte. Anche perché ritengo che quell'articolo fosse una notizia. E vorrei ben chiarire come stanno le cose e sfatare anche diciamo tutte le bugie che ho letto in questi giorni e solo per questo ho accettato l'invito, perché vorrei provare a fare un po' di chiarezza. Allora, da un paio di mesi, per ammissione di Urso, che è il presidente del COPASIR, è stata avviata una indagine sulla propaganda e disinformazione che viene fatta sul conflitto. Questa è indagine di cui tutti i giornali hanno parlato, ha previsto le audizioni dei capi dei servizi segreti, ha previsto l'audizione del presidente dell'AGCOM, proprio perché in trasmissioni come questa spesso c'è la rissa su chi è per Putin, chi è per Zelensky, chi è notizie vere, notizie false, perché di questo dobbiamo parlare. Qui non c'è in gioco né la libertà di opinione né la possibilità di censurare delle opinioni. Allora, tu dici il COPASIR ha avviato questa indagine. Il COPASIR avvia questa indagine, tutti i giornali ne parlano e il COPASIR dovrebbe vigilare se i servizi segreti hanno vigilato su questa disinformazione e propaganda, che non è che l'ha inventata il Corriere della Sera, se ne parla non solo in questa guerra, se ne parla sempre. Il tuo report è stato inviato al COPASIR? Il report di cui tu parli. L'ha detto Urso, non l'ho detto io. Urso si è limitato a dire che l'ha ricevuto il giorno dopo. Io penso che quella fosse semplicemente una notizia e sfido tutti i miei colleghi che mi hanno dato lezioni di giornalismo a dirmi che quella non era una notizia che andava buttata. Perdonami, tu dici il report l'ha ricevuto il COPASIR. Lo dice non Urso, sveli non la lo tua dico fonte. Io. Ma ci puoi dire chi l'ha composto questo, chi l'ha compilato, da no, dove viene? No, io posso dire che quella è una relazione mandata al COPASIR dall'intelligence, punto. Ok, parla di spie infiltrate no, o di persone no, con idee diverse da quelle del governo? No, questa è una mistificazione. Di cosa parla? Quel report parla semplicemente di dell'uso che si fa sui social, nelle televisioni, anche sui giornali, ma soprattutto sui gruppi Telegram che vengono poi ripresi da una serie di organi di informazione, direi minori, ma minori non per importanza, minori nel senso della portata insomma, delle persone che li va a vedere. Appunto. I nomi si parla, che si fanno. Aspetta, scusami, vorrei finire. Si parla in quel report di notizie false utilizzate a fine di propaganda e disinformazione per orientare l'opinione pubblica nel caso specifico riguardo alle notizie che riguardano
l'invio delle armi, il governo... Ecco, ultima domanda che ti faccio e poi sentiamo tutti i nostri ospiti. I nomi che si fanno nel tuo articolo sono quelli che il report dice creano notizie finte o sono quelli che utilizzano queste notizie finte, che li propagano? Io voglio dire, io ribadisco quello che ho già scritto, non è che ho scritto cose diverse da quella che era il quadro. Il quadro è che ci sono una serie di notizie finte, artefatte, propagande, che queste persone hanno propagato, utilizzato. Okay. Allora il problema che io mi porrei, se fossi in queste persone, ai quali noi abbiamo dato libertà di parlare, infatti noi abbiamo fatto un articolo il giorno dopo dove ognuno di loro poteva esprimersi, quello che io mi porrei è capire: ho dato una informazione che è stata strumentalizzata, mi che hanno è stata fregato usata... No, diverso. Io ho un'opinione, va bene? Okay. Io sono una delle persone citate e ho un'opinione che poi la Russia utilizza sui suoi canali, perché non credo che nessuno di noi possa negare che esistono canali troll e una serie di, diciamo, canali informativi che la Russia utilizza per orientare però l'opinione allora sono pubblica. Opinioni o fatti? Cioè, sto è quella... dicendo, ti sto dicendo, il se professor io, XY, il professor XY ha fatto ha dato una notizia, okay, quella notizia viene utilizzata ai fini di propaganda. Io mi porrei il problema se una mia notizia viene utilizzata a fini di propaganda. No, io l'osservazione che faccio, non sono il primo a farla, se occorrevano i servizi segreti per mettere insieme una lista di alcuni personaggi stravaganti, altri che sconosciuti, che straparlano, cioè bastava andare appunto sui social, la facevo pure io la lista, la mettevo. Ma qui non c'è, però scusate, no, io vorrei uscire, scusami Antonio, poi ti faccio parlare, però vorrei fare una premessa. Sì. Qui non stiamo parlando di una lista. Noi abbiamo fatto un articolo, no. Ok? Aspetta, scusami, no, però Antonio, un momento, poi dopo mi taccio per sempre. Noi abbiamo fatto un articolo e abbiamo dato conto. I servizi hanno sbagliato, hanno fatto bene. Io comunque penso che quello sia un report che un organismo istituzionale come il COPASIR ha, e poi sarà compito loro. Bisogna però ritornare. Non è così, scusami. No. Voi avete fatto, ma grande rispetto per il lavoro dei colleghi, però dobbiamo anche fotografare le questioni. Avete fatto un articolo, una pagina intera con 10 fotografie, insomma, erano 9, 10. Cioè erano veramente, e tu conosci bene il mestiere, scusami, fammi finire perché l'ho già detto, io ho una certa età, perdo il filo del discorso se mi interrompete. Sono le foto segnaletiche e devo dire che tra quei personaggi veramente sconosciuti e più, secondo me, ininfluenti del tutto, gli unici un po' conosciuti era l'ex presidente della Commissione Esteri, detto Petro, insomma, personaggio che appartiene più al colore politico che non alla politica vera, e poi il famigerato professor Alessandro Orsini, che viene citato, scusami, perché avrebbe ripreso delle frasi di un altro di questi, un dentista di Saluzzo, un leghista. Allora, io dico una cosa, non senza sindacare il lavoro che viene fatto dai colleghi, ma un grande giornale, e lo dico perché ci ho lavorato 20 anni, ma può anche mettere un corsivetto per prendere le distanze dicendo abbiamo ma perché raccontare una notizia? Ma non è raccontare, uno deve non è una notizia, no, aspettate, no, Fiorenza, non è allora, raccontare siamo tanto, una notizia. Siamo qua per capirci e per affrontare a alto livello un tema che tutta la settimana ha fatto parlare. No, ma poi volevo dire sono due codici diversi. Sì. Uno dice, Antonio Padellaro, come l'avete raccontata? Tu rispondi, la dovevamo raccontare. E non credo che lui stia mettendo in dubbio se noi entriamo, che i giornali si fanno, diciamo, la critica o la guerra su come si raccontano, il taglio, io non voglio... Ma non è, perché... non è questo, è la valutazione di ciò che si racconta, perché il nostro mestiere non è, e tu sei bravissimo nel tuo, non è quello di prendere la roba che arriva, poi tra l'altro non si sa bene chi, perché siamo alla solita commedia all'italiana. Io non credo che se al Fatto Quotidiano viene chiesto per favore mi dici la fonte di ogni notizia, voi la svelate. No, io sto parlando della fonte, di no. Adesso non ce l'ho, chi... no, ma non sto
stavo riferendomi al balletto indecoroso tra Copasir, il sottosegretario Gabrielli. Sì, no, però, ma scusami Antonio, però il balletto l'ha creato il tuo giornale, perché se il tuo giornale, invece di andare addosso al Corriere, avesse chiesto conto al Copasir, forse tutto questo balletto non ci sarebbe stato. Pazienza, ma perché il mio giornale? Il mio giornale intanto ha fatto, ha fatto quello che deve fare un giornale, cioè dire, ma che, scusami, ma che roba è questa? Perché questo è il commento del mio giornale. Poi no, non siamo stati noi a sollecitare, è arrivato Urso che non si è capito bene cosa ci faccia la presidenza del Copasir. No, fatemi finire. Poi abbiamo un sottosegretario Gabrielli, dice io non c'entro niente. Non è così, però dobbiamo mistificare la realtà. Abbiamo tanto tempo. Leggere solo un secondo? No, però per il dibattito. Ricordiamo anche che ci sono il professor Cacciari e Alessandro Sallusti che devono intervenire. Io però per il dibattito voglio solo, l'ho portato apposta perché non voglio sbagliare. Vorrei leggere la dichiarazione di Urso e quella di Gabrielli. Urso dice: il Copasir non stila liste di proscrizione, ma sta svolgendo un'indagine conoscitiva su disinformazione e ingerenza straniera per tutelare l'informazione da condizionamenti esterni, non per comprimerla. È proprio oggi ha ricevuto dall'intelligence un report sull'argomento che resterà segretato. Quindi, interroghiamoci se Urso può fare questo, allora. Non se il Corriere lo racconta. Andiamo, regia, cerchiamo di dare un ordine a tutto quello che stiamo vedendo. Due questioni: si doveva pubblicare sì o no, come titolare, come darlo in pagina, e l'altra sul si doveva pubblicare sì o no, mi pare che dubbi ad ora non ce ne siano. Professor Cacciari, prima di tornare a un giornalista, Alessandro Sallusti, e disegnare lo scenario in cui tutto questo succede con Lucio Caracciolo, ci dia la sua opinione. Professor Cacciari. La mia opinione è che è gravissimo non la pubblicazione, ma che ci siano stati servizi sicuramente mossi da qualcuno, sicuramente l'indagine, l'inchiesta, quello che si vuole, promossa da qualcuno. Non credo che sia una cosa autonoma dei servizi. E questo mi sembra molto grave, al di là dei risultati farseschi delle fotografie segnaletiche, delle liste o non liste, eccetera. Secondo, se si potesse magari usare un po' il cervello, in una guerra la propaganda è un elemento fondamentale, forse è nota la cosa. La propaganda si fa da una parte e dall'altra, non è la propaganda che decide. Se l'informazione che si basa sulla propaganda sia la propaganda di uno che dell'altro, non è informazione. L'informazione è risalire alle cause, l'informazione è magari indagare le possibilità di accordo a partire da una ragionevole conoscenza delle cause. Questo è informazione, tutto il resto è propaganda. Che venga da una parte o dall'altra è sempre propaganda. Nella guerra la propaganda c'è, ma l'informazione dovrebbe svolgere una funzione un po' diversa. Infine, la cosa non mi meraviglia affatto, perché forse siete tutti più giovani di me, ma ho vissuto epoche di emergenza in cui appunto si producevano sui giornali liste, si facevano nomi, al di là di ogni ragionevolezza, al di là di ogni dubbio. Quindi figurarsi se mi meraviglio che in Italia i servizi funzionino così, e a volte anche la stampa. Fiorenza. No, io non ho nulla da dire, perché non è un problema di quello che hanno fatto i servizi. Quello che hanno fatto i servizi non spetta a noi dirlo in questo momento. Come giustamente dice il professore, gli è stato chiesto, è stato il Copasir a chiederlo, è un'iniziativa questo report. Sicuramente il Copasir ha avviato questa indagine, e allora chiediamoci, è un'indagine che deve fare il Copasir? Cioè il Copasir, che ha come compito istituzionale quello di controllare l'attività dei servizi segreti, deve chiamare l'amministratore delegato della RAI? Deve chiamare il presidente dell'AGCOM? Questo è il nodo. Alessandro Sallusti, siamo in un giornalismo di guerra, c'è una caccia alle streghe, c'è un lavoro dei servizi fuori controllo di cui solamente in questo modo veniamo a conoscenza?
No, che ci sia un lavoro dei servizi, io me lo auguro. I servizi sono lì per quello, se no chiudiamo i servizi segreti non se ne parla più. Ma io credo che Fiorenza Sarzanini abbia fatto un ottimo lavoro, ha fatto il suo lavoro soprattutto, cioè quello di informare gli italiani, i suoi lettori, di cosa sta succedendo. In questo paese succede che probabilmente i servizi segreti stanno o hanno lavorato su una lista di persone da attenzionare. Io penso che a Fiorenza bisognerebbe fare un monumento, perché se quella lista, già ridicola di suo, come diceva il professor Cacciari, non c'era bisogno di servizi segreti, se quella lista poteva produrre degli effetti pericolosi per la democrazia e per le libertà, il fatto che Fiorenza e il Corriere della Sera l'abbiano resa pubblica l'ha totalmente sgonfiata e neutralizzata. Quell'operazione, ammesso che ci fosse un'operazione, è fallita grazie al fatto che è stata resa pubblica. Ora io non lo so, perché noi giornalisti sappiamo che quando abbiamo le nostre fonti, metà ci danno una notizia perché vogliono che escano queste notizie, e metà ci danno la notizia perché vogliono farla, vogliono distruggerla. Io non so qual è il caso, ma a naso penso che qualcuno abbia fornito una fonte del Corriere, abbia dato al Corriere questa cosa proprio per ottenere questo effetto, per neutralizzarla, per renderla ridicola quanto era ridicola. Quindi abbiamo fatto il nostro lavoro, che ne dica il professor Cacciari, abbiamo fatto il nostro lavoro, non è trovare la pace tra Ucraina e Russia, quello è il lavoro dei politici. Il nostro lavoro è raccontare come si sta cercando di trovare la pace e cosa succede nel frattempo. Professor Cacciari, se vuole commentare, dice Sallusti, i servizi fanno il loro lavoro, Fiorenza Sarzanini ha fatto il suo lavoro, il caso sostanzialmente non c'è. Sì, ma il lavoro... Sì, ma forse il lavoro dei servizi, insomma, nel nostro paese abbiamo una certa esperienza, no? Il lavoro dei servizi forse potrebbe essere fatto meglio. Primo, non rendendo pubbliche e non facendo trapelare il lavoro che fanno, se no sono poco servizi segreti, mi pare. E secondo, svolgendoli con intelligenza, svolgendoli come si deve, vedendo davvero di individuare quelle che possono essere, in una situazione di emergenza o addirittura di guerra come questo, davvero presenze pericolose, soprattutto nella prospettiva dell'accordo, soprattutto nella prospettiva della pace. Questo devono fare i servizi, ritengo, in un paese democratico, non propagare liste o nomi, a volte, appunto, come è stato ricordato prima da Padellaro, risibili, ecco, che costituiscono forse un pericolo per le loro famiglie, non per la pace e tantomeno per il nostro paese. Allora, ora arriviamo anche al caso delle liste, ma Lucio Caracciolo, come si distingue una spia manovrata da Mosca con una persona che ha delle opinioni? Se lo sapessi farei un altro mestiere. Sarebbe al Copasir. No, quello proprio escluderei. No, quello che colpisce, e sicuramente è una notizia quella che ha pubblicato il Corriere della Sera, è la qualità di questa notizia, che ci dà un quadro abbastanza triste di come funzionano un po' le nostre istituzioni. È chiaro, come diceva il professor Cacciari, che la propaganda è il sale di qualsiasi guerra, viene da qualsiasi parte, dai russi, dagli ucraini, dagli americani e chissà chi altro. Ma il problema è, ma chi ha titolo di stabilire dal punto di vista istituzionale ciò che è spendibile come notizia in quanto verità e ciò che è invece censurabile in quanto falsità? Cioè, quale autorità superiore è in grado di stabilire dove comincia la notizia vera e dove comincia la notizia falsa? Siamo in un clima piuttosto triste sotto questo profilo, che ci dà conto non tanto di questa o quella notizia, del clima culturale che c'è in questo paese e non solo in questo paese, dove ormai con la deriva del cosiddetto politicamente corretto ci sono delle cose che si possono dire e delle altre che non si possono dire. Io invece penso che si possono dire tutte le cose e poi naturalmente ciascuno è abilitato a valutarle e a commentarle. Fiorenza, nel tuo articolo scrivi che questa rete di persone, virgolette, allarma gli apparati di sicurezza. Perché tenta di orientare o peggio boicottare le scelte del governo. Dov'è il pericolo per la sicurezza nazionale e quel confine di cui stanno parlando, no? Tra sabotaggio e diritto a opporsi, a diritto di opinione, in questo caso da chi è stabilito?
No, in questo caso non è che è stabilito da qualcuno. Quando tu scrivi allarma. Allarma perché allora se loro fanno una relazione, se c'è una relazione che monitora la rete, che monitora i canali social, che monitora le televisioni, perché di questo stiamo parlando, noi stiamo parlando anche di interviste televisive, di tutto quello che sono, diciamo, il problema è che se c'è una scelta del governo, i servizi segreti, dal loro punto di vista, devono tenere la, sotto controllo la situazione se questa propaganda va a incidere su scelte di governo. Il punto, che c'è quindi un mandato politico ai servizi segreti. Ma il mandato dei servizi segreti è questo. Loro sono allarmati allora perché... Arriviamo, vi chiedo un giro veloce. Ma è legittimo quello che dici. Allora è questa la cosa grave. Calmi, però. Allora la cosa grave è il mandante politico. Allora, scusate, allora sarebbe stato interessante che non è responsabile fosse risalito il mandante politico. Ma non sto facendo un problema di articolo, no, sto dicendo se il governo fa delle scelte politiche, ok? I servizi segreti che hanno un ruolo nel nostro paese e in tutti gli altri paesi si rendono conto che c'è un boicottaggio nell'azione di governo, informeranno il governo, questo fanno i servizi segreti. Polemizziamo con i servizi, un boicottaggio perché uno non è d'accordo con la linea di governo. Professor Cacciari, allora. Ma sentano ancora, se parlate solo in studio, parliamo anche fuori. Stiamo cercando di tenere un punto, professor Cacciari. Allora, il punto dice Fiorenza Sarzanini: guardate che se i servizi agiscono, fondamentalmente qualcuno gliel'ha detto. A questo punto sentiamo i giornalisti e il filosofo. Partiamo dal filosofo che vuole parlare, prego. Politico, no? Ecco, ci dica, professore. Ma è quello che ho detto prima io, quello che a me interessa è appunto vedere se c'è un mandante, se c'è una prassi, che i servizi autonomamente si sono inventati di fare non so che cosa su questa materia, oppure se il governo ha detto guarda fammi un'indagine su quelli che non sono d'accordo con me. Questo ma vi sembra poco grave? Ma vi sembra poco grave che il governo faccia indagini su chi non è d'accordo con lui? Ma infatti, questo è il punto. Però, io sono stralunato, però ormai abbiamo perso la sinderesi. C'è un precedente, perché quello di cui stiamo parlando cade su che cosa? Su un terreno che è stato già arato fin dai primi giorni della guerra, quando queste liste dei servizi non sono le prime, quando... Non il dissenso, ma anche la sola riflessione su quello che stava accadendo in Ucraina ha prodotto che cosa? Un maccartismo alle vongole. Maccartismo che era una cosa seria, perché... l'altra cosa sono indagini dei servizi. Ma io non sto parlando dell'indagine del servizio, sto parlando di quello che viene prima, perché per 90 giorni tutti quelli che si permettevano di avere un'idea diversa da Stoltenberg e dalla NATO venivano indicati come filoputiniani. La cosa grave è questa, che non è una cosa senza precedenti nella storia del nostro paese. Cioè questa caccia dovete lasciare parlare anche Alessandro Sallusti, perché aumento aggiungo un elemento, poi Fiorenza, tanto tu sei alla fine, l'imbuto porta a te. Alessandro Sallusti dice Badellaro, aspettate un secondo, seguiamo un filo perché state dando degli elementi importantissimi ma vanno in qualche modo sistematizzati. Allora dice Badellaro: guardate che questa eventuale indagine, che mi sembra per forza i servizi, se partono qualcuno gliel'ha detto, no? Poi si può decidere se è il governo o se è un elemento deviato all'interno degli stessi servizi, ma prendiamo che sia stato un mandato politico istituzionale reale. Se iniziano a indagare, dice Padellaro, guardate che indagano su un clima facile,
perché già il clima di caccia alle streghe era stato preparato. Tu oggi scrivi sul Libero, scrivi, guardate che il clima è preparato anche dal giornale che qui rappresenta Padellaro, dal Fatto Quotidiano, perché l'idea di dividere le persone tra chi la pensa in un modo e in un altro parte da loro, sempre con la calma che vi ha contraddistinto finora. Vuoi spiegarci perché e poi parliamo anche in studio di questo? Ma guarda, le liste di proscrizione non le ha inventate Fiorenza Sarzanini né i servizi in questa occasione, ma sono vecchie come il mondo e sono una tecnica usata nell'informazione. I grillini, quando arrivavano al governo, pubblicavano ogni giorno sul loro sito una lista di proscrizione di giornalisti ritenuti infami, indegni, eccetera, eccetera, tra i quali ero sempre in classifica, ovviamente. E questo cosa provocava? Provocava che ci provocava l'odio sociale di una parte della società. Io capisco la differenza, che un quotidiano privato può fare quello che vuole, mentre i servizi segreti è una cosa diversa. Però la differenza vale dal punto di vista dell'allarme, ma non vale rispetto a quello che ci stiamo dicendo, che è da infami pubblicare e fare delle liste di proscrizione di giornalisti. Dopodiché chiudo, io credo che dire che i servizi segreti prendono ordine dal governo e dire l'ovvio, ci mancherebbe, perché se non lo prendono dal governo chissà da chi li prendono. Io non credo che Draghi abbia alzato il telefono e abbia detto ai servizi segreti, anche perché cosa c'è. Però attenzione, se l'intenzione dei servizi segreti fosse quella di accertare se per caso in Italia ci sono dei signori che prendono soldi dall'Unione Sovietica sotto varie forme per fare della propaganda sovietica, allora attenzione, cambia. Perché saremmo di fronte a degli agenti segreti. Saremmo di fronte a degli agenti segreti che devono fare differente. Lo scoop sarebbe stato ancora maggiore. Che prendono soldi anche da altri, no? Che prendono soldi anche da altri, non solo dai russi. Fare delle indagini per vedere se prendono soldi dagli americani. Poi Sallusti, te lo posso dire con grande simpatia, tu sei specialista negli autogol, ma che c'entra mettere la critica anche forte che viene fatta da giornalisti ad altri giornalisti con l'indagine del Copasir? Ma ti rendi conto di quello che dici quando parli? Ho detto che le liste di proscrizione, quando vi fanno comodo, le pubblicate anche voi in prima pagina con le foto. Ma è capitato cose diverse. Ma che lista di proscrizione è la lista che faccio io? Se io domani sul mio giornale faccio una lista di proscrizione, che lista di proscrizione è? La lista di proscrizione la fanno i governi fin dall'antica Roma. Allora, calmi, se no non si capisce a casa, è incommensurabile obiettivamente, diciamo. Sallusti dice è un clima arato, come dicevi prima tu, è arato anche dal fatto, ma i due fatti sono assolutamente incommensurabili. Immagino ora lo domanderemo se all'estero sono commensurabili, e questo Sallusti mi pare che sia d'accordo. Il partito l'ha detto prima. Allora, Fiorenza Sarzanini voleva dire una cosa brevissima, che è la seguente: che noi ci stiamo interrogando il governo eccetera, ma qui l'ha detto Urso ha detto, io ho ricevuto una relazione, quindi voglio dire... Noi proveremo a avere Urso ospite domani, potrà rispondere anche a tutti questi dubbi. Che ci sia una inchiesta del Copasir sulla disinformazione e sulla propaganda, ne abbiamo parlato tutti, l'ha confermato Urso, ma ne parliamo da due mesi, sono stati convocati sia i vertici dei servizi segreti, sia, ripeto, il presidente dell'AGCOM e l'amministratore delegato della RAI, quindi in questo contenitore, per rispondere ad Antonio, che giustamente dice appunto il problema è l'allarme, a parte che i servizi segreti, a quanto mi risulta e a quanto risulta dall'articolo che abbiamo scritto, non stavano indagando sui giornalisti. Qui stiamo parlando di freelance, stiamo parlando non di persone iscritte all'ordine dei giornalisti, ma di freelance, opinionisti, studiosi, e non è contestata la libertà di opinione. Sono contestate, io lo ripeto
e lo voglio ripetere perché poi il Corriere della Sera... La falsità delle notizie che false propagano. Propagate ai fini di propaganda e disinformazione. Però là si ritorna a quello che diceva il professor Cacciari, chi è che stabilisce? È il governo? Certo, io vi sto dicendo quello che c'è, le ho rubato l'intervento, professor Cacciari, ma glielo restituisco subito. E Lucio Caracciolo, arriviamo a un'altra step del nostro ragionamento. C'è una categoria nella nostra testa, putiniani, filonato. Ci sono delle categorie così nette e che probabilmente sono un errore in caso di guerra. Che errore comporta? Ora parleremo anche con Sallusti e soprattutto con Sallusti e il professor Cacciari della trasmissione di domenica scorsa in cui Sallusti ha detto, beh, parliamoci chiaro, il Cremlino è un palazzo di merda. Questo approccio che cosa comporta nel trattare le questioni così delicate che stiamo trattando? Comporta che stiamo parlando di cose che non hanno alcuna influenza pratica, perché dubito che qualcuno, e in particolare il nostro governo, possa essere influenzato in qualche modo dalle notizie o dalle opinioni di quei signori che sono riportati in quella lista. Ci occupiamo forse un po' meno di quello che succede in una guerra che ci riguarda molto da vicino e in cui noi siamo definiti dalla Russia paese ostile, cioè nemico. Quindi, insomma, tutto questo dovrebbe forse essere più interessante. Dubito molto che qualcuno in questo paese, come altrove, sia in grado di stabilire ciò che è vero e ciò che è falso di autorità. Ognuno di noi ha un'opinione su quello che è vero o quello che è falso, o comunque se la può formare. Certamente non spetta né al governo, né al COPASIR, né ai servizi stabilirlo. Alessandro Sallusti, che intendevi dire domenica scorsa dicendo il Cremlino è, virgolette, un palazzo di merda? Ma è stata la risposta a sentire più volte esaltare, elogiare, come dire, l'architettura e l'aspetto del Cremlino, quando il Cremlino è il luogo dove sono state decise le più grandi purghe, le più grandi pulizie etniche che il mondo forse ha mai conosciuto. Parliamo di decine e decine di milioni di persone trucidate, fatte sparire, il massacro di Katyn, 22.000 prigionieri uccisi, lo sterminio dei culacchi, insomma è un luogo dove sono state decise le più grandi tragedie dell'umanità. Ecco, sentirne parlare come se stessimo parlando di un monumento architettonicamente interessante, l'ho trovato insostenibile, cioè le cose vanno chiamate col loro nome. Professor Cacciari, lei era alla stessa trasmissione? Non posso fare la storia della Russia e del Cremlino, abbia pazienza. Cosa intende? Ci sono stati dei governi che hanno abitato nel Cremlino. Cosa intendo? Intendo quello che sto dicendo, cosa vuole che intenda? Cioè, cosa vuol dire? La storia del Cremlino è più ampia, quello non può essere fotografato solo sui suoi crimini. Ma non forse non lo so, immaginate voi, insomma, una persona leggermente più che analfabeta lo dovrebbe sapere, non so. E nel Cremlino c'era, tra il Cremlino e San Pietroburgo ci sono state Caterina, c'è stato Diderot, c'è stato eccetera, eccetera. No, voglio dire, la storia della Russia, la storia intellettuale della Russia è talmente connessa. C'è stato Stalin, come a Berlino c'è stato Hitler, come a Roma c'è stato Mussolini. Cioè, voglio dire, cioè, non è che Montecitorio diventi un palazzo di merda perché c'è stato Mussolini, o il Reichstag diventi un palazzo di merda perché c'è stato Hitler. Non mi risulta. Vabbè, elogiarlo in quel contesto, elogiarlo significa... Vabbè, allora parli lei, Sallusti, parli lei, Sallusti, cosa vuoi che vada a discutere con Sallusti di che cos'è la Russia, di Dio. Siamo qua proprio per parlarci e capirci, siccome sono frasi che rimangono... Ma non esiste, è un discorso di simboli, probabilmente. Per il professor Cacciari è un simbolo più ampio. Non ha nessun interesse discutere su battute di questo genere, nessun interesse, è evidente. Sa perché è importante, vuole che abbia discutere. Dal mio punto di vista. Si sa perfettamente che in Cremlino ci sono stati dei governi, appunto. Poi quando c'erano dei governi tipo Yeltsin andavano bene a tutti, perché? Perché distruggevano la Russia. Allora, questo... i governi che andavano bene ai sanguinari erano quelli che distruggevano la Russia. Questo va bene? Professore. È il problema, scusate, vi do però una chiave di lettura. Ora parla Sallusti, scusate. Un conto, Sallusti, aspetta un attimo.
Perché stiamo parlando? Perché stiamo parlando di simboli. Siccome questa guerra la stiamo narrando con dei simboli, da là siamo partiti, il simbolo cremlino può significare una cosa per il professor Cacciari, che ha una cultura probabilmente più ampia di tutti noi, una cosa per Alessandro Sallusti, che ci vede il simbolo del potere comunista. Ma ora chiederò se questi simboli sono intercambiabili, perché in fondo a Cremlino, ad esempio, Sallusti ci andò Berlusconi diverse volte, andò anche nella Dacia, che aveva un simbolo differente. Diamo noi il valore ai simboli o lo hanno di per sé? Sallusti, prego. Guarda, volevo dirti che al Cremlino ci sono stati quasi tutti i primi ministri italiani. Capisco che sia interessante citare solo Berlusconi, ma... Beh, lui se ne tirò un po' di più degli altri perché ci andava. Al Cremlino c'è stato tutto il mondo occidentale, con grande rispetto, perché quel Putin che era lì... Ma il problema non è il Cremlino. Io capisco cosa dice il professor Cacciari, perché non ho studiato come lui, ma so benissimo che se fossimo a un convegno di storia, la tesi del professor Cacciari non fa una grinza. Lì non eravamo un convegno di storia, eravamo in un collegamento in diretta con Mosca a parlare di guerra, con due propagandisti che dicevano che noi siamo dei criminali, sullo sfondo di questa cosa, no? E allora quella cosa va contestualizzata. Perché se mi parla di Caterina è un conto, ma purtroppo in quel non c'è contesto più parlava di potere, secondo Alessandro Sallusti. No, un flash. Flash, non Padellaro. Mi chiedere di scegliere tra Sallusti e Giletti, no, questo no, veramente, con tutto il rispetto per i colleghi, non lo faccio. Perché li, adori entrambi, Caracciolo, prego. No, solo per dare una notizia, al Cremlino sono stati e torneranno tutti i leader occidentali, ma anche i presidenti dell'Ucraina, per fare la pace con Putin. I simboli sono vuoti, siamo noi che li riempiamo al momento. Sì. Fiorenza Sarzanini, cosa ti resta da dire? Ma sinceramente nulla, nel senso spero solo, forse non succederà, anzi non mi illudo, spero solo di aver fatto un po' di chiarezza e che finisca questa rissa. Siamo in un conflitto, se finisse la rissa, la guerra tra i giornali, penso che ne guadagneremo tutti, è l'unica cosa che posso dire. Manca un punto che non abbiamo trattato, il ruolo della Chiesa nella guerra. Sentiamo il punto di Paolo Pagliaro. Garzanti pubblica in anteprima mondiale un libro che riscrive la storia dei rapporti tra il Vaticano e il nazifascismo, tra Pio XII, Mussolini e Hitler. Il libro si intitola Un Papa in guerra ed è firmato da David Kurtzer, storico e antropologo americano già vincitore del premio Pulitzer. Da un'opera basata su migliaia di documenti inediti, molti dei quali provenienti dagli archivi vaticani, resi accessibili da Papa Francesco nel 2020, la reputazione di Pacelli e delle gerarchie cattoliche esce compromessa. Pesa in particolare il silenzio dinanzi allo sterminio degli ebrei, compresi gli oltre 1000 ebrei romani raccolti dopo il rastrellamento nell'ex collegio militare di Via della Lungara, a un passo dalle finestre del Vaticano, e da lì mandati a morire nei campi di sterminio. Ma pesa anche l'appoggio del clero e delle istituzioni religiose ai regimi, pesano gli appelli di padre Agostino Gemelli a sostegno della guerra, pesano gli appunti in cui Monsignor Dell'Acqua, futuro cardinale vicario di Roma, invitava il Papa a non esprimersi sui lager perché, scriveva, l'esagerazione è facile anche tra gli ebrei. 2 anni fa i vescovi tedeschi celebrarono il 75° anniversario della fine del conflitto con una dichiarazione in cui ammettevano di non essersi opposti alla guerra nazista e allo sterminio degli ebrei europei da parte di Hitler. In sintonia con un paese che non ha mai fatto davvero i conti con il proprio passato, né la Chiesa italiana né il Vaticano hanno ancora ammesso una analoga responsabilità. Allora, vi ricordo l'IMES, la cortina d'acciaio. Ringrazio Fiorenza Sarzanini, Antonio Padellaro, Massimo Cacciari, Alessandro Sallusti e il direttore di l'IMES, Lucio Caracciolo. Vi ricordo che questa sera c'è la Piazza Pulita speciale, l'assedio, Formigli, Micalizzi, Negri, e ci vediamo domani.